Beh, direi che innanzitutto la nostra storia è una storia di grande trasformazione verso la sostenibilità. Ricordo a tutti che ERG per 70 anni è stato uno dei principali operatori nel business dell'oil e poi abbiamo iniziato un percorso di trasformazione e oggi siamo uno dei principali operatori nella produzione di energia da fonti rinnovabili. E questo chiaramente la dice lunga sul nostro, diciamo, pensiero e sulle nostre strategie per contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Una cosa che ci è stata riconosciuta a livello mondiale, noi c'è un indice fatto da una rivista canadese, il Corporate Climate Change Fighter, noi siamo stati classificati al 16° posto al mondo, unica azienda italiana fra le prime 50 in ambito ESG, quindi un riconoscimento di altissimo prestigio di cui siamo molto orgogliosi. E continuiamo ad andare in questa direzione. Abbiamo nel nostro piano industriale inserito più di 1,5 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo solo ed esclusivamente delle rinnovabili e in modo specifico per lo sviluppo dell'eolico. Quindi abbiamo un piano di investimento molto ambizioso, piano di investimento che stiamo rispettando, che addirittura è in anticipo con riferimento alla parte di acquisizione, quindi alla parte di M&A, abbiamo già investito oltre 700 milioni di euro. Stiamo crescendo in modo importante in Francia, dove come avete visto abbiamo inaugurato la nostra nuova sede a Boulevard Montmartre, al numero 16, per chi vuole venirci a trovare. Abbiamo più di 50 persone che lavorano in quel paese, siamo il 7° operatore e abbiamo 750 megawatt di pipeline che stiamo sviluppando. Stiamo sviluppando oltre 200 megawatt fra Irlanda del Nord e Scozia e in Germania abbiamo recentemente concluso un'acquisizione, quindi stiamo arrivando verso i 300 megawatt di potenza installata e anche lì abbiamo acquisito da poco una pipeline di oltre 200 megawatt che stiamo sviluppando. Quindi investimenti importanti. Investimenti nell'eolico, investimenti per facilitare, diciamo, il percorso di decarbonizzazione e far crescere le energie rinnovabili.